Siano lodati Gesù e Maria. Da questo brano del Vangelo, qui viene riportato il noto episodio del giovane ricco, noi possiamo dedurre innanzitutto una cosa, che nella nostra vita cristiana potremmo avere due obiettivi e quindi dovremmo scegliere quale dei due obiettivi raggiungere. Il primo obiettivo possibile è quello di salvarci, Si dice di salvarci l'anima, non è proprio esatto, perché noi ci dobbiamo salvare l'anima e il corpo. Certo, se ci salviamo l'anima, ci salveremo anche il corpo, cioè nel giorno della risurrezione il corpo sarà unito con l'anima in quello stato in cui l'anima si trova, o in paradiso o all'inferno. Quindi, primo obiettivo, la salvezza, la vita eterna, ed è già un obiettivo molto importante, magari ci fosse in tutti. Poi c'è un secondo obiettivo che potremmo darci, che è quello di essere perfetti, cioè di essere santi, di essere la gioia del Signore, di essere come Lui, così come Lui ci ha pensati. Ebbene, questa cosa certamente ingloba anche la salvezza, ma va oltre la salvezza. Allora, in base alla meta che noi ci diamo da fare, seguendo quella strada che ci porta a quella meta. Ed ecco che il giovane ricco chiede innanzitutto al Signore: Signore, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Cioè il primo obiettivo. E il Signore dice: se vuoi entrare nella vita eterna, in paradiso, osserva i comandamenti di Dio. Osserva i comandamenti di Dio. Se non osserviamo i comandamenti di Dio, non si può entrare nella vita eterna. Ma queste cose io le ho fatte da bambino, come dire, è come se io mi sentissi chiamato a qualche cosa di più. E che cosa è? È la perfezione, la santità. Ma per essere perfetti non basta osservare i comandamenti di Dio. Il Signore dice: odia il male. Bene, questo significa osservare i comandamenti di Dio, cioè non fare il male. Ma questo non basta se si vuole essere perfetti, occorre fare il bene e farlo alla perfezione. Ma per fare il bene e farlo alla perfezione occorre essere liberi, occorre essere poveri, occorre essere un altro Gesù. Lui, da ricco che era, si è fatto povero per noi, facendosi uomo, spogliandosi della sua gloria, della sua divinità, si è fatto uno di noi, si è umiliato, si è spogliato, impoverito anche fisicamente nel momento in cui è salito sulla croce, e ancora oggi è in mezzo a noi in una povertà estrema, qual è la presenza reale nella Santissima Eucaristia. Ecco allora che il Signore dice al giovane: tu vuoi essere perfetto? Vuoi puntare al secondo obiettivo? Bene, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Quindi ecco, avere ricchezze di questo mondo e magari a queste ricchezze tenerci pure, avere attaccato il cuore, pensarci continuamente, questo significa avere un grande ostacolo per essere perfetti. Dice il Signore: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago anziché un ricco entri nella vita eterna, nel regno dei cieli, sia perfetto al mio cospetto. Ma non soltanto beni materiali, che certamente sono importanti, ci sono anche altri beni di cui dobbiamo liberarci, da cui dobbiamo staccare il prima possibile il cuore se vogliamo essere santi, che sono tutte le ricchezze interiori che noi abbiamo e che non coincidono con il Signore. Quante volte, quando ci viene privata una persona, la gente se ne va in depressione. Pensiamo ai nostri cari quando muoiono, pensiamo ai nostri amici quando ci lasciano, pensiamo ai nostri marito, moglie quando ci tradiscono. E
veramente si vive in uno stato di angoscia terribile, spaventosa, ci mancherebbe, è naturale, si soffre, come non si soffre, ovviamente, no? Però se il tuo cuore era attaccato a quella persona o a quella cosa o a quella situazione e avevi fatto di quella persona e di quella cosa il tesoro più grande della tua vita, nel momento in cui ti viene tolto, tu veramente sperimenti la morte, perché è finita la tua vita, ormai non ha più senso vivere, perché il senso della tua vita era quella persona, era quella cosa. Il Signore ti dice: no, io sono il senso della tua vita, io sono il tesoro della tua vita. Per cui se tu hai delle ricchezze morali, delle ricchezze materiali, delle ricchezze anche di persone, personali, liberati, liberati. Questo non significa odiare. Il Signore parla anche di odio, ma dobbiamo comprendere, no? Chi non odia la propria vita in questo mondo, ma odiare nel senso di distacco, nel senso di ordine, tutto al giusto posto, prima il Signore, poi tutto il resto. Perché il Signore non ti verrà mai meno, il Signore non ti abbandonerà mai, ti sarà fedele per sempre. Per cui se il tuo cuore è innanzitutto nel Signore, hai l'assicurazione che sarai sempre felice. Ma se hai altre ricchezze, altri signori, altri dei, non potrai essere perfetto, perché sei sempre vacillante, perché non hai posto le giusta fondamenta nel punto giusto. Ecco allora l'esperienza anche della prima lettura, il Signore che dice a Ezechiele: oggi ti sarà tolto la delizia del tuo cuore. Chi è? Tua moglie. Oggi tua moglie morirà, però tu non devi fare lutto pubblico, devi soffrire nel tuo cuore, perché questo è un messaggio per il popolo di Israele. Qual è la delizia del popolo di Israele? Io? Magari fossi io, dice il Signore. La delizia del popolo di Israele è il Tempio. È il Tempio. Di questo Tempio loro si sono fatti quasi un idolo, si gloriano davanti agli altri popoli, si sentono superiori. Perché? Perché hanno il grande Tempio di Gerusalemme. Bene, così come a te io toglierò oggi la moglie, così al mio popolo io toglierò il Tempio. Sarà profanato, sarà distrutto e tutti saranno deportati. Così impareranno che il loro unico tesoro devo essere io. A me devono dare il cuore. A me, solo a me. Ecco, fratelli carissimi, comprendiamo bene come tutto questo la Vergine Maria l'ha vissuto alla perfezione. Ecco perché è splendente, luminosa, gloriosa in paradiso. Perché ora è tutta di Dio, perché è stata tutta di Dio in terra e di nessun altro. Siano lodati Gesù e Maria.